Amici telespettatori, eccoci con una nuova puntata di Polifemo, sarà particolarmente ricca, ma partiamo con l'argomento del giorno, con la situazione Ilva. Come dire, tanto tuonò che piove, ArcelorMittal ha gettato la sua maschera e ora c'è l'annuncio di 1.400 dipendenti in cassa integrazione. Un annuncio terribile, ma tutto sommato prevedibile. Abbiamo visto la truffa che ArcelorMittal sta perpetrando nei confronti dei dipendenti Ilva e nei confronti della cittadinanza, se consideriamo i disastri ambientali, se consideriamo i mancati interventi in tema di sicurezza all'interno dello stabilimento, in termini di ambientalizzazione. E la ciliegina sulla torta, per far terminare il quadro, l'annuncio di appunto 1.400 cassi integrati. Siamo qui dinanzi alla direzione Ilva, abbiamo qui una folta rappresentanza di lavoratori e delegati di USB e cercheremo di capirne di più, anche perché ci saranno due incontri. Già si stanno tenendo all'interno con i delegati, voi per quanto riguarda le graduatorie e voi appunto per l'annuncio dei 1.400 dipendenti in cassa integrazione. Cerchiamo allora di tastare un po' il polso, di vedere le reazioni dei lavoratori. Buongiorno, buongiorno. Allora, ho detto nella premessa, tanto tuonò che piove. Eh beh, certo. ArcelorMittal a breve tempo, dopo un breve periodo dal suo insediamento, ha dimostrato di essere quello che è. Certo, noi qui comunque qui stamattina rivendichiamo il nostro diritto di entrare in fabbrica e questo per il presidio di oggi come primo inghippo. Poi c'è stata questa ulteriore chiamata da parte di ArcelorMittal per le organizzazioni sindacali per discutere di questa fantomatica CIGO, guarda caso proprio in occasione degli incontri fatti tra l'altro separati, Fionfim e Wilm da un lato e UGL e dall'altro lato USB. Alle 11:30 addirittura poi chiedono l'incontro che si fa la grande ammucchiata. Quindi di che cosa stiamo parlando? Allora facciamo le 9:30 incontro USB, 10:30 Fionfim, Wilm, UGL, 11:30 la grande ammucchiata. Di che si parla? Allora, quando qualcuno dice che la triplice è vicina all'azienda... Beh, certo, bisogna dare atto di questa come cosa. Come diceva Andreotti, a malignare si fa peccato, ma molto spesso si azzecca. Siamo nel periodo estivo, alla fine dei conti le ferie mancano a tutti, aprire queste 13 settimane potrebbe essere anche una cosa che conviene. Diciamola così, dai. Siamo buoni. Il problema è la cosa che più mi ha colpito, ma ripeto, non mi ha deluso ArcelorMittal perché non mi ha mai illuso, nel senso che rispetto ai proclami, portati avanti al momento dell'insediamento, si parlava di ambientalizzazione, di sicurezza, di tutela delle unità impiegate, eppure ora vediamo il contrario. Ci abbiamo i lavoratori all'interno che lamentano mancanza tute, tesserini ancora Ilva, quindi non possono marcare in nessun posto di lavoro, possono soltanto marcare per entrare nello stabilimento, ma poi sui reparti i tesserini sono smagnetizzati perché sono ancora Ilva, manca la plastica, abbiamo tante altre problematiche, cadono i bozzelli, quindi questa è soltanto una politica fatta sui social. ArcelorMittal deve dare dimostrazione di essere l'azienda multinazionale che fa tante belle cose, ma a parole e sui social, poi nei fatti all'interno della fabbrica abbiamo tutte queste, chiamiamole, criticità. Per dirla breve, dai Riva ad ArcelorMittal poco o nulla è cambiato. No, nient'altro, almeno i Riva un po' di soldi ogni tanto li mettevano a monte, questi, anche se con le bustarelle, questi nemmeno con quelle probabilmente. Un altro lavoratore, Michele Altamura. E allora, non ci sono parole per descrivere questo inganno che si sta perpetrando ai danni dei lavoratori. Peraltro, si gioca anche attraverso così la divisione tra i sindacati e l'amicizia, la vicinanza con certe sigle ormai note e arcinote, molto amiche.
Ma vabbè, questa azienda, i suoi proclami da quando sono entrate da dicembre, si è visto. Nell'arco di 6 mesi ha chiesto una cassa integrazione di 1.400 persone, dove ha disatteso tutte chiacchiere, dove doveva investire sull'ambiente, la sicurezza, sull'assunzione delle persone, cose tutte disattese, e che si è visto che nell'arco di 6 mesi metterà queste 1.400 persone a giro, a rotazione, non so, di questi operai, e dove attualmente mancano ancora 105 assunzioni da fare del vecchio accordo fatto al MISE il 6 settembre. E secondo me, visto che questa multinazionale decide le sorti dell'acciaio, ha deciso anche cosa fare di questo stabilimento di Taranto nel breve tempo possibile. No, perché c'è un altro rischio, no? Noi molte volte a Taranto si pone il problema, no, della chiusura dell'Ilva, e molti, giustamente, i lavoratori, alcuni hanno paura della chiusura dell'Ilva, chiusura magari per ragioni giudiziarie o per scelta politica o quant'altro, ma si è dimenticato un particolare, che ArcelorMittal è venuto qui forse per conquistare una fetta di mercato, e visto che l'affitto dell'azienda dura 2 anni, potrebbe dopo 2 anni farsi i suoi calcoli e dire: signori cari, arrivederci e grazie. Infatti, come Confederazione USB ha sempre dichiarato che questi vogliono prendere quote di mercato dell'acciaio in Italia, è molto movimento, e non solo, prendersi anche i clienti, quei pochi clienti dell'Ilva che c'ha, e prendersi tutto il pacchetto e andarsene via, e lasciare poi tutti questi lavoratori, problemi anche dell'inquinamento su Taranto e sui cittadini di Taranto, cose che vedremo nel più breve tempo possibile, però che secondo me non ha futuro questa azienda. Peraltro le premesse e le promesse dei 5 Stelle, ora forza di governo, durante la campagna elettorale erano ben diverse. Ora si sono completamente amalgamati 5 Stelle al sistema? Beh, presumo di sì, anche perché il governo è come dire, garante di quell'accordo del 6 settembre, però attualmente non si è visto nulla, anzi si è visto solo il lato peggiorativo, assunzioni non fatte, problemi di inquinamento. Di Maio che ha promesso che adesso verrà il 24 giugno per dire che cosa? Che la fabbrica sta cadendo a pezzi, oppure perché deve mettere in cassa integrazione altre 1.400 persone. Non so fino a che punto il governo sarà garante. Mi auguro per il bene dei lavoratori, della città e per di tutti quanti. Rizzo, facciamo brevemente il punto della situazione alla luce della sentenza delle nuove graduatorie, l'incontro con i vertici dell'azienda. Lei ha parlato nel suo intervento di una chiusura da parte dei vertici. Ma non c'è stato verso, sono state 2 ore di confronto in cui, tra l'altro, come dire, si sono riconosciute tutta una serie di anomalie, però non c'è stata la volontà, come dire, aziendale di mettere fine a quelle che sono grossissime discriminazioni. Loro come si giustificano, come cercano di uscire, visto che li avete comunque messi nell'angolo, all'angolo? Ma loro dicono che il giudice non ha messo in discussione le loro scelte industriali. Io mi sono semplicemente limitato a ribadire che se firmo un accordo io devo rispettare quanto è previsto all'interno di quell'accordo. In quell'accordo non era previsto che l'azienda potesse scegliere il personale a proprio piacimento, questo gli abbiamo chiarito, quindi abbiamo detto disponibilità a fare ragionamenti che possono mettere fine agli errori che avete commessi, non siamo disponibili a far finta che non sia successo niente. Ma se l'azienda mi risponde che il perimetro è quello, che non c'era disponibilità a fare l'accordo prima, figuriamoci adesso con la sentenza del 28, e che secondo loro comunque il giudice dal punto di vista del perimetro non ha messo in discussione le scelte aziendali, allora ci troviamo di fronte a ArcelorMittal che tira fuori i muscoli, prova ne è quello che è successo ieri, no? Cioè ArcelorMittal è l'acciaio a livello mondiale, cioè si accorge alle 3:15 del pomeriggio del giorno prima che si faccia l'incontro per la classifica delle graduatorie che siamo in crisi e dichiara l'esubero di 1.400, è un segnale chiarissimo, segnale chiarissimo, sta dicendo, lo dico così, non rompete i cosiddetti perché io vi metto in quelle condizioni, sta cercando, come dire, di spaccare, però... Concludendo sulla vicenda graduatoria, le prossime mosse di USB?
Ma l'USB adesso prende una posizione ferrea. Noi diremo al Ministero, deve prendere posizione il Ministero stavolta perché non è più accettabile il mutismo. Il Ministero prende posizione perché dal nostro punto di vista Arcelor deve essere preso e cacciato fuori, perché io non posso sottoscrivere un accordo ad oggi, e siamo a 6 mesi dalla firma di quell'accordo. Arcelor ha fatto l'esatto contrario di quello che c'è scritto all'interno di quell'accordo e non è accettabile sta cosa in un paese serio. Io gliel'ho detto, usando proprio queste parole, gli ho detto: in un paese serio saresti già stati presi dopo la dichiarazione di ieri e buttati fuori a calci nel culo, in un paese serio. E allora Francesco Rizzo, 1.400 unità lavorative in cassa integrazione, lei ha incontrato i vertici, la dirigenza, come è andato questo incontro? Un incontro puramente formale in cui ci hanno annunciato quanto era già di nostra conoscenza, cioè il ricorso alla cassa integrazione motivandola con la crisi di mercato temporanea. Noi ci siamo dichiarati subito, abbiamo detto che ci sono due contraddizioni enormi. Uno, chi dichiara la crisi è Arcelor, primo produttore a livello mondiale di acciaio, colui che determina, come dire, quanto acciaio si produce e anche il prezzo, spesso e volentieri. Due, diciamo, la tempistica con cui questa dichiarazione avviene. In un momento particolare, a poche ore dall'incontro sulla sentenza del giudice per l'ex articolo 28, quindi con la possibilità di reintegrare una parte dei lavoratori, con il sindacato, l'USB, che sta spingendo per l'assunzione dei 105 lavoratori che ancora mancano al completamento dell'accordo fatto al Ministero sui 10.700 lavoratori totali al 1° di gennaio, e con l'AIA che viene rimessa in discussione. Cioè, è strano che di mercoledì alle 3.15, come dire, sta un po' di ricatto occupazionale. Diciamo che a un certo punto ieri hanno buttato la maschera e hanno messo in chiaro con diversi soggetti, anche lanciando un segnale al governo, quello che... Rizzo, non vedo molte differenze dai metodi dei Riva. Diciamo che questi qua, a differenza dei Riva, tentano di dare un'immagine di apertura, ma è solo di facciata. I vostri ulteriori passi? Noi abbiamo detto che per quanto ci riguarda non siamo... Se dovesse rimanere la situazione così? No, assolutamente. Allora, qua io gliel'ho detto ufficialmente, ho detto: noi rivendichiamo la firma di quell'accordo, che rivendichiamo integralmente, ma forse l'errore, ci siamo convinti che l'errore più grosso è stato dare fiducia a un soggetto che non lo merita. Arcelor ad oggi sta facendo l'esatto contrario di quello che era stato convenuto in sede ministeriale. Le altre sigle sindacali? Non mi interessa, so solamente che il Ministero su sta cosa o ci mette le mani, perché a sto punto, come dire, se vogliamo dare la parvenza di essere un paese serio, il Ministero, che è garante di questo accordo, il Ministro Di Maio, ci deve mettere le mani e a un certo punto o fa cambiare atteggiamento ad Arcelor o si riprende lo stabilimento, perché questo stabilimento è in affitto, è dato in per due anni ad ArcelorMittal, perfetto, e Arcelor non può pensare di fare quello che vuole.